Ciao a tutti cari amici di Fish Project, siamo qui oggi per il nostro consueto appuntamento del giovedì e questo giovedì parleremo di un'esca che avete già visto su tantissimi nostri video, che però abbiamo deciso di parlare nel particolare e parleremo della guglia, la traina della Savage Gear. Come vi ho detto prima, è una guglia che avete visto in tantissimi dei nostri video, che però non ci siamo mai fermati a parlarne nel particolare. E molti di voi questa cosa ce l'hanno fatta notare. Perché? Perché ci arrivano continuamente delle mail in cui ci chiedono come utilizzarla, che velocità utilizzarla. In questo video ne parleremo con calma. Allora, la prima cosa che dobbiamo sapere sui colori da scegliere di questa guglia è che tante volte si parte da una colorazione naturale che andiamo a utilizzare ad esempio in ambienti lagunari dove il verde piace tanto. La seconda è una versione che io utilizzo nel mare o in acque molto limpide, che è la versione azzurrina, e la versione fluorescente, che va proprio al contrario delle colorazioni dei pesci, che però a volte è un colore che sia il serra che la spigola ama veramente veramente tanto. Cosa abbiamo dentro la scatola della Savage Gear? Abbiamo una testina, adesso apriamo il primo solito adesivetto che la Savage Gear mette sempre in ogni artificiale, ormai le scatole piene di adesivi Savage Gear. E nella nostra scatola troviamo la guglia quasi già pronta per essere montata e un ricambio. La cosa che rende veramente veramente speciale questa guglia, a differenza di tante altre che troviamo nel mercato, è questa cavolo di codina. Questa codina in acqua imprime un movimento alla gomma veramente veramente realistico. Voi, se siete abituati a utilizzare l'aguglia per la traina, appoggiate un'aguglia viva e appoggiate questa, cavolo, a volte si fa fatica a distinguerle, se non che magari nel colore rosa, che lì ovviamente è più facile da distinguere. Questa gomma ha di bello che è abbastanza tosta e abbastanza resistente, che molti ci hanno detto col serra si taglia, si rovina con facilità. Sì, può essere, però noi più o meno ci abbiamo fatto 4-5 pesci a corpicino e quindi a noi sta benissimo così. Perché? Perché se ognuno di questi prendesse 5 serra me ne porterei un scatolone dal negozio ogni sacrosanto giorno. Poi se vogliamo ripararle basta, ci abbiamo il taglio, accendino, ci date una scaldata e ritorna praticamente normale. Ora passiamo un po' al vivo. Ve la sventro un attimo così almeno la vediamo bene tutta. La testina è praticamente realizzata in piombo, ha un assetto che gli permette di nuotare in maniera neutra, quindi se noi abbiamo un piombo a fondatore o utilizziamo un fondatore di quelli a palla con lo sgancio, sappiamo che questa guglia non affonda e non va verso la superficie. Questo è molto importante perché poi quando andremo a scegliere la profondità nel quale dobbiamo pescare la calcoliamo con il piombo. Quindi se vogliamo lavorare a 50 cm dal piombo ci mettiamo a 50 cm dal fondo, ci mettiamo con il piombo a 50 cm dal fondo e siamo a posto. Questa testina ha di particolare appunto che ci permette di utilizzare il nostro fluorocarbon, non necessita dei moschettoni ma bensì basta passare all'interno di questo buchetto il nostro fluorocarbon. È stato rivestito con della gomma proprio perché il fluorocarbon non si rovina ed ha un'uscita che è vicino qui al corpo. Questo perché possiamo sia utilizzare la montatura che ci viene fornita dentro la scatola, ma possiamo usarne altre. Questo perché in questi anni mi è capitato di utilizzarla veramente con tanti altri predatori, perché a volte anche il tonno ama mangiare le aguglie, quindi una trainetta veloce ci può permettere magari di catturarlo e non possiamo utilizzare la montatura classica da serra con le ancorine piccole, e qui possiamo far passare
il nostro fluorocarbon molto grosso, tipo da 0,70-0,80, io utilizzo delle palline un po' per distanziare e andiamo a mettere direttamente un amo che possa andare bene per il tonno. Si può montare anche un'ancoretta grossa, però quell'ancoretta grossa, se ci sono un po' di alghe, un po' di schifezze in acqua, la becchiamo subito. Invece con l'amo circle così abbiamo la possibilità di pescare il tonno senza dover sconvolgere tanto la nostra aguglia, perché appunto basta usare il nostro fluorocarbon, passiamo per il tubetto, gli mettiamo dei pallini come distanziari e ci attacchiamo direttamente l'amo da tonno. Ora vediamo la montatura che ci viene data in originale, perché è una buona montatura già fatta che Savage Gear propone. Praticamente è formata da un cavetto d'acciaio che viene utilizzato sia nella pesca del luccio che per fare anche i terminali da vivo per il serra. È di ottima qualità, dura veramente veramente tanti pesci, non si rovina facilmente perché è anche abbastanza grosso di diametro. Loro hanno montato due ancorette, ma possiamo sostituirle spaccando e tagliando l'attacco dell'ancoretta e mettendo dei split ring con delle ancorette più grandi, possiamo mettere degli ami proprio per adattare questa aguglia ad ogni nostra situazione. Ultima cosa che vediamo nella nostra montatura sono questa specie di gaffette. Questa specie di gaffette servono per attaccarsi alla nostra gomma. Ci permettono di mantenere sempre in assetto preciso e puntuale le nostre ancorette, la nostra montatura, senza dover bucare la gomma con gli ami o le punte di ancorette. La mantengono in maniera molto naturale, così che predatore anche rapido, attacco rapido, ci resta sempre attaccato. Poi, cosa carina è che durante il recupero si staccano e abbiamo che la nostra gomma non si rovina così facilmente restando in bocca del predatore, ma bensì abbiamo il nostro filo che passa attraverso e la montatura che resta in bocca al pesce, quindi non si rovina tanto la nostra aguglia che possiamo riutilizzarla. Questo è un altro segreto per cui può essere utilizzata per più pesci che abbiano anche un apparato dentale veramente importante. Bene ragazzuoli, adesso passiamo a che velocità trainare questa aguglia. Noi abbiamo trainato in varie condizioni. Posso dirvi che può essere trainata dal mezzo nodo fino ad arrivare a quasi tre nodi, perché la sua forma molto slanciata permette anche di trainarla molto veloce. Questo viene buono quando andiamo a trainare in mare, perché ad esempio su tonnettini e su barracuda abbiamo a volte bisogno di una traina molto veloce e questa non perde quasi mai l'assetto. È una cosa molto molto importante, perché a volte ci capita di trainare con dei piccoli rappalini o delle schiene del genere, lì se aumentiamo troppo la velocità sbandano e vengono su. Questa invece ha di carino che può essere trainata a qualsiasi velocità, a meno che poi non andiamo in planata e allora lì non possiamo usarla. Bene ragazzuoli, noi siamo arrivati alla fine di questo video, spero che sia stato esaustivo sull'utilizzo di questa splendida esca per la traina. Noi ci vediamo con il prossimo video, statemi bene, ciao! We'll be right back.